Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su un nuovissimo interessantissimo gioco, è For the King 2, il seguito dell'uno che vi avevo portato sul canale qualche anno fa. Oggi lo affrontiamo guardando quali sono le differenze col primo capitolo, lo giochiamo in cooperativa e siamo in compagnia di Aibu90. Ciao a tutti. Allora, per prima cosa iniziamo facendo vedere un pochino il negozio del folklore, perché il gioco è fondamentalmente un gioco definibile come board game, quindi dovremo battere il gioco, lo faremo in cooperativa e affrontando i vari capitoli e le varie missioni dei capitoli si guadagneranno dei punti che ci permetteranno di acquistare dei tratti, così come degli oggetti, degli incontri, degli elementi estetici e come dei mercenari che potremmo poi trovare anche all'interno dell'avventura, un po' come un deck building, insomma, di quello che il gioco potrà offrirci. Mi sono dimenticato di dirvi che il gioco non è in early access, è uscito e costa 25€. Ora iniziamo subito una partita in multigiocatore, ci rivediamo tra un attimo. Questa è l'inizio della campagna, abbiamo 5 capitoli, abbiamo vari luoghi dove svolgeremo le nostre partite. Noi iniziamo dalla Resistenza. In sintesi, la trama ci fa vedere che il re è stato soppiantato, diciamo, da una regina che a un certo punto impazzisce, inizia ad andare contro il popolo, insomma adesso si fa un po' di resistenza. Iniziamo scegliendo il livello di difficoltà, noi facciamo questo. La riserva di vita in pratica è quante volte noi possiamo morire in totale, condivise, quindi uno può resuscitare l'altro in caso di morte in combattimento, ma lasciamo così com'è, insomma. Iniziamo l'avventura e andiamo alla schermata del personaggio. Ora ci stiamo connettendo alla partita e possiamo andare ad aggiungere il personaggio. Allora, praticamente possiamo fare due personaggi a testa, mi pare, perché io adesso ne creo due e tu ne creerai altri due. Ok, sì, è quello che stai facendo, ce li gestiremo. Perché abbiamo notato che iniziando con un personaggio a testa soltanto si soffre tantissimo, quindi facciamo che io prendo quello che avevo preso anche l'ultima volta, che era il cacciatore, e prendo anche il fabbro. Ok, allora mi metto a fare i due. Lo rinominerò Indie Ranger e l'altro lo rinomino Indie Fabbro, così almeno li distinguiamo. Sì, li lascio così come sono, non sto lì a farne tante. Sì, va bene. Ho provato una partita in single player. Sì. E comunque i nemici si adattano un po' al numero dei tuoi PG. Ah, perché okay. Ho trovato che giocando con due solo o con quattro cambiava anche il numero dei nemici, ma non è proprio bilanciatissima in due. Ah, ok. Allora, il gruppo, ok, andiamo avanti, quindi metto pronto i miei due personaggi. E adesso vi presentiamo tutto. Questa è una delle prime novità di questo titolo, di questo For the King 2. Rispetto all'una, all'inizio possiamo scegliere questi, possiamo scegliere tra il tutto diviso per armi, armature, così possiamo scegliere degli oggetti ad un costo. Noi abbiamo 5 punti a testa da spendere, ma quello che scelgo io non può scegliere l'altro vostro amico con cui state giocando. Io compro la giubba imbottita da dare al mio personaggio guerriero e comprerò un grimaldello per scassinare in partita. Tu fai la tua scelta e poi cominciamo. Guarda che hai 5 punti anche per l'altro, eh. Ah, l'ho fatto, ok. Hai preso quelli del ok, fabbro. Niente, come non detto. Allora facciamo... Ok, i punti non sono in comune... Ok, capito. E anche i tratti se non li hai messi. Sì. Infatti questi qui sono due tratti che possiamo prendere. Se li sblocchiamo, tu ne hai preso uno adesso. Ne hai presi tutti e due tu adesso. Sono tratti che questi si sbloccano... Sono condivisi anche questi? ...dal negozio che abbiamo visto prima. E si comprano allora tutti i punti che vincete facendo le partite. Tolgo stratega e te lo faccio mettere uno dei due melee. Sì. Lo do a lui. Mentre con l'altro gli faccio prendere i grimaldelli e magari... E lui attacca da lontano, potrei dargli più 5% di probabilità di critico. E ancora due punti e gli do...
Mi hai preso gli stivali leggeri, quindi prenderò la borsa con 10 pezzi d'oro. Perfetto, ho ancora un punto e prendo la panacea, dai. Bene. Io sono pronto, non ho più punti, tu ne hai ancora 3 da spendere. E... bene. Perfetto, metti pronto e cominciamo. Il gioco è composto a missioni, insomma, che ci guidano durante tutta la missione. Dobbiamo andare da punto a punto, sconfiggere i nemici, ci si può fermare magari per affrontare dei dungeon, dei nemici lungo la strada, per portare il nostro personaggio a un aumento di livello. Vedete, questa è una delle quest iniziali. Lo stessa Hildegard. Il cielo è tanto tempo ormai che non si vedono avventurieri. Cielo è tanto tempo che non si vedono avventurieri da queste parti. Non si direbbe che siano trascorsi 20 anni dalla guerra del caos, vero? Pensa che quasi mi manca quel mascalzone di Vexor. È un'autentica manna dal cielo se paragonato ai guai che abbiamo adesso. Che il fatto ce ne scansi. Tuoni fulmini non sono nulla in confronto a tutto questo, no signore. Scusa se abbasso la voce, non hai saputo, ma qui a Farul non è tutto rosa e fiori. Farul è il mondo di gioco. La dolce regina Rosamond ha perso completamente il senno. Come vi dicevo prima, la gente vive nel terrore, va bene. Noi dobbiamo incontrarci a Pran e ci dirà tutto. Penso che ci vorrà poco. Ok. Ora iniziamo un pochino a spiegare, e mi darà una mano anche il buon Aibu 90. Tieni anche puntato il controllo alla rovescia, se scade è finita. Ok, il controllo alla rovescia io non ho mai capito dov'è, però adesso noi abbiamo tirato il dado, abbiamo un movimento base più un 50% di fare del movimento aggiuntivo. Io avrei massimo di 6, ho fatto 3, posso muovermi di 3. Qua in alto abbiamo un timer che poi cambierà, perché tra un po' vedremo delle guardie su questo timer in alto, e quando man mano passano i giorni, le parti di giorno più che altro, perché sono ore di sole, il tramonto, le ore di notte, l'alba e così via, raggiungiamo quel pian piano la guardia che è su una di queste caselline qui, si sposta verso di noi, quando ci raggiunge ci sarà un evento, a volte più o meno catastrofico. Allora, inizio muovendo il mio primo personaggio, quindi bisogna stare tutti relativamente vicini, perché se no in combattimento non ci si entra tutti insieme. Quindi qui diventa molto molto più tattico giocato con più personaggi. Quindi io cosa faccio? Inizio a spostarmi di là. E inizio a muovermi col primo personaggio. Finito, non ho più nulla da fare, passo il turno. Ora tocca a Indie Ranger. Lui fa 5. Era il massimo è 5, non 6, scusate. Mi muovo qua. E passo il turno. Sì, perché non ho più nulla da fare. Abbiamo degli oggetti consumabili nell'inventario, tra cui anche la borsa dell'accendifuoco, dove possiamo mettere un accampamento e metterci lì e curare i nostri punti vita, che sono riportati qua in basso. In basso ancora ci sono le varie statistiche del personaggio e basta. Poi ci sono questi punti dorati, punti concentrazione, che è utile per, in caso di combattimento, dimmi se sbaglio, per avere dei punti, dei tiri garantiti, quindi dei tiri di successo. Esatto, è il tiro al 100%. Ok. Una cosa che non hai detto, sì. La mappa, da quanto vedo, è procedurale, perché non mi sì, è sì, sì, uguale. È sempre diversa, sì. E se tu fai non tutto non spendi tutti i punti in movimento, quelli che avanzano ti vanno in cura. Se sì. Avanzi 2 punti, guadagni 2 punti ferita. Diventa molto molto tattico. A breve, dopo la fine di questa primissima missione, vi faremo vedere il combattimento e vi faremo vedere alcune differenze con il gioco precedente. Cercheremo di non tirarla per la lunga, perché questo è un gioco che potrebbe risultare per i più noioso. In realtà non lo è un gran bel gioco, ma va spiegato bene. Ora, presumo toccherà a me arrivare alla città e quindi sbloccare la seconda parte di missione. No, non ce la faccio. Perché andrò col secondo, che mi fa 4, quindi arriva tranquillamente alla città. Eccoti. Non leggo bene questo, continuo a spostarsi. Perde tramite la regina. Sì, le missioni sono uguali. Poi imparate. Però i luoghi sono messi in modo completamente diverso ogni volta. Poi questa è solo la prima missione del primo capitolo. Sono 5 capitoli con svariate missioni, quindi durerà un po'. È stata catturata e si trova nella guardiola. Sì, anche questo è uguale, è cambiato solo il luogo. Ok, dobbiamo andare là. Adesso che cosa facciamo? Proviamo un combattimento.
Ah, tra l'altro, nelle taverne. Ah, qua ci sta dicendo che c'è anche una, un carico della nave reale. Ok, praticamente ci si sta spiegando che ora, vabbè, io sono in città, però prima vi spiego sta cosa. Ci sta dando una possibilità. Dove stiamo andando ci sono delle guardie. Queste guardie possono, possiamo affrontarle o possiamo farle uscire allo scoperto attaccando altri luoghi, se non ricordo male. Siamo nella locanda e abbiamo queste possibilità. Nel mentre io sto spiegando ed è il mio turno, l'altro giocatore con cui giocate vede quello che state facendo. Quindi immagino che tu veda il mercato, servizi, missioni. No. Ok, quello non lo vedi, vedi le missioni. Esatto. Ok, non vedi cosa sto facendo, ma vedi probabilmente cosa compro. Abbiamo al mercato la possibilità di comprare oggetti. Abbiamo i servizi, quindi la possibilità di curarci, di aumentare la nostra punti di concentrazione, rimuovere le maledizioni. Possiamo prendere delle missioni facoltative che ci danno degli oggetti, e gli oggetti poi li equipaggiate al, al personaggio. E infine abbiamo i mercenari, la gilda che ci dà i mercenari, quindi praticamente per 6 turni noi avremo al costo di 40 in totale un personaggio in più. Basta, questo è in sintesi quello che è. Io vedo che qua abbiamo un goblin, quindi adesso col tuo turno io cerco di spostarmi il più vicino possibile. Allora, così tu vai dove vuoi, che adesso ti faccio vedere una cosa che ho scoperto nell'ultima partita. Ok, non mi ricordo come si faceva a vedere l'inventario col tasto I, no? Sì. Ecco qua, vedete che potete scegliere e trascinare sopra le parti dell'armatura. Basta, e i soldi che abbiamo, insomma, e questo oggetto unico del, del personaggio. Cambierete tanto equipaggiamento e quello che non userete più magari lo venderete all'asta, all'asta sì, al mercato per farci dei soldi. Passo il turno, così ti do la, la parola per dirmi quello che hai scoperto e vediamo. Allora, da tu adesso che sei fuori turno, che tocca a me, sì, anche nel tuo turno ma anche fuori, puoi passare sul goblin, tipo sul cecchino del goblin vicino a te. Adesso io l'ho ribindato, dovrebbe essere il maiuscolo, il tasto base. Ah. E ti esce, sì, la, l'immaginetta. Vedi, sì, che a sinistra ci sono tutti e quattro i nostri personaggi? Sì. Perché tutti e quattro sono in area per il combattimento. Ok, sì. Così perché... come a destra, se ci fossero personaggi vicini, sì, saltano dentro e partecipano. Esatto, perché passando anche sul, sul corvo che c'è lì a destra, ecco, ok, c'è una linea, ci sono delle caselle rosse. Infatti sono tutti evidenziati, ci siamo tutti sopra. Esatto, ma... quindi da te io. Sì. Qua abbiamo anche le opzioni, cioè nel caso in cui adesso tu ci vai sopra, avremo la possibilità di combattere, di fare l'imboscata col 50% di risultato positivo, e se gli facciamo l'imboscata, chi fa il personaggio che fa l'imboscata avrà doppio attacco, un attacco gratis e poi l'inizio normale. Sgattaiola invece ci passiamo attraverso senza affrontarlo e fine. Bene, dai, iniziamo, così facciamo. E altra cosa, con l'imboscata combatti solo quella casella, solo questo goblin. Okay. Se ci fossero più goblin vicini e sbagli l'imboscata, li hai tutti. Tutti partecipano. Okay. Esatto. Io provo l'imboscata. Vediamo tu se vedi riesce. Il mio tiro di dadi. Vai. Vedi che ho selezionato in giallo una casellina? O non si vede? No, 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 non lo vedo. No, allora niente. Facciamo vedere dopo. Fallito. Ottimo. Imboscata fallita. Ok, una delle novità è il fatto che adesso i personaggi nel For the King 1 erano fissi, fermi. Qui abbiamo delle caselle. Queste caselle ci consentono di muovere, quindi credo ci saranno dei vantaggi se sei davanti o dietro, ma soprattutto si potranno dare dei bonus e dei malus alle varie caselle nel caso in cui comunque ci, magari i nemici si finiscono sopra o i vostri compagni ci vanno sopra o voi stessi ci andate sopra. Così come anche quando magari piove, la pioggia arriva solo in alcune caselle per qualche turno e se il nemico c'è sopra magari con l'acqua è più sensibile al fulmine e subisce più danni, ecco, in sintesi è questo. E il combattimento è comunque diventato molto molto più tattico con questa modalità rispetto a quello vecchio. Ora, tocca a me, io ho due tipi di tiro, lui qua sotto vedrete le resistenze che ha, non ne ha al momento. Noi abbiamo invece queste due cose qui, abbiamo 2-6 danni o 0-6 danni, sono due tipi di danno diverso. Le azioni che possiamo fare per turno sono o il movimento, il movimento di uno, no, o il movimento o l'attacco,
o almeno il movimento, vedete che ci occupa questa... noi abbiamo in alto un rombetto e un quadrato, un'azione per ognuno, e vedete che il rombo è l'attacco, la fuga o il salto turno, mentre il cambiare arma o il movimento è un'altra azione, quindi posso muovermi o attaccare. Io attaccherò, scelgo questo che mi fa sicuramente due danni se colpisco, colpisco e gli tolgo 6 danni. Fatto questo, ora tocca a lui che fallisce. Ora tocca al mio fabbro. Il mio fabbro... No, tocca al mio mago. Esatto, infatti vedevo che me l'aveva inquadrato, ma... Ok. E il mago farà... Vedete, abbiamo gli incantesimi che ha. Ok, meno 8, l'abbiamo battuto. A questo punto abbiamo ottenuto soldi. Il proprietario del personaggio sceglie cosa fare, se prendere i soldi o condividerli. Li condividerà con tutti. Ci si può passare, in questo caso abbiamo trovato anche oggetti, lui può decidere se passarli a uno o tenerli o equipaggiarli addirittura. Li passa a me, che li equipaggio immediatamente. A volte poi ce ne sono molti di più, cioè è molto soddisfacente come gioco a livello di loot. Poi ci sono i dungeon sono molto particolari, non so se riusciremo a vederne uno, ma sono carini, insomma. Niente, abbiamo battuto quello, possiamo andare in giro. Puoi ancora muoverti, credo. E vado nella taverna. No, dobbiamo andare al molo. Sì, la taverna che è il molo, tutti e due. No, il molo ci siamo già andati. La taverna ci siamo già andati. Oh, abbiamo fatto il goblin. No, la taverna ci sono andato io. Ci ha dato... No, tu sei andato nella città. Io dico la taverna questa qua. Ah, sì. Dobbiamo incendiare la nave da carico o creare la confusione in taverna. Cliccandoci dice dove. Ok, sì, è vero. Ci si potrebbe anche pensare di dividere. Quindi uno va a fare una cosa, l'altro ne va a fare un'altra, ovviamente tenendo sempre conto che siamo la metà di quelli che dovremmo essere. Ok, andiamo. E questi sono un po', eh. Va bene. Non hanno tantissimi punti vita, però insomma. Ecco, fai vedere anche col destro i tiri sicuri, magari, già che ci siamo. Cioè, io voglio fare... Non l'ho mai fatto, dico la verità. Quindi io clicco col destro sul nemico. Allora, tu scegli tipo tiro, punti il nemico. Sì. E clicchi col destro, dovrebbe illuminarsi di giallo la... l'esagonino con l'occhio. Sì, okay. Uno e due, quindi faccio quindi due tu tiri sicuri. Quanti punti concentrazione spendo? Sì, ne spendo due e faccio 6 danni sicuri, perché sono due dadi. Ne facessi uno solo ne farei una metà. Esatto. Ok, passo il turno e ogni personaggio ha i suoi punti poi da rigenerare meditando, insomma. Ora tu non hai fatto un gran tiro, però hai fatto un danno ad area. Combattimento più simile a un Darkest Dungeon. A sgabellate. Allora, adesso tocca al tuo erborista, che sarebbe il mago. Ogni classe dovrebbe avere una peculiarità, tipo l'erborista ti raccoglie un'erba a caso ogni turno, giusto? Esatto, in mappa. Quando sei in mappa, ogni turno raccoglie un'erba, che può essere un'erba curativa, quindi insomma ha un'entrata fissa. Gli altri non lo so che cos'hanno, perché non ho guardato. Comunque il mago fa schifo. Ora mi manca ok, ora possiamo fare la botta stordente. Vedete che il primo Jeremy, che è il capo, ha una resistenza 2, quindi resiste i danni fisici. Io posso fare 4-9 danni fisici con ok, e alla riuscita a stordire. Però devo stare attento che un personaggio magari potrebbe avere sotto di sé questo simbolino qui e quindi è immune alla stordita, insomma. Vabbè, io provo a stordire lui. Vediamo se ce la faccio. La grande. E lui tecnicamente non dovrebbe attaccare. Lui salta al turno, come abbiamo detto. Noi andiamo a fare il tiro. Beh, potremmo finire uno di questi prima.
hanno lanciato questo bonus qui sul sulla casella, sì, è il talento che avevi preso all'inizio. Sì, che non ho guardato, quindi... Esatto, e lo farò io adesso. Quindi cosa fai? Vai sopra lì? Vado sopra lì. E hai un bonus? Sì. Che è il bonus muovi. Di... Tutti ma muovi. Dipende, più danno oppure un tiro sicuro. È una casella a caso. Mamma mia che spreco. Ho fatto 12 però. Danno, esatto. Ora facciamo la botta normale. Quando loro si voltano a guardarlo vuol dire che lo elimini. Come? Quando tu fai un attacco e stai tirando i dadi e loro si voltano a guardare il target vuol dire che vai a eliminarlo. Ah, ok. Spoiler. Spoiler. Perforazione. Adesso il ranger, prima di perforare, mettilo a sinistra così fai... Ok, faccio perforazione e gli rompo le difese. Chi non ha? Ah, poi è quel 2 che ha lì sotto. Esatto. Tecnicamente, infatti, l'ho fatto critico. Sì. Ok, vai di mago. E adesso fa meno paura anche lui, eh. I dungeon in sintesi sono combattimenti come questo, ma fatto a corridoi, cioè avanzate, trovate della gente e poi i personaggi ricominciano in modo completamente automatico ad avanzare nel dungeon. Vi capita la stanza col forziere, trovate oggetti, vi dividete il bottino e poi ricominciate fino ad arrivare al boss finale. Ho suonato come un tamburo. Vai. Indie Ranger non è messo proprio benissimissimo. Indie Ranger dovesse morire, uno degli qualsiasi altri compagni può tirarlo in piedi, ma perdiamo uno dei cuori qua in alto. Vada, vada. Devo dargli una... Speriamo in un critico. No, ma è questione di tempo ormai. Faccio un tiro normale. Mamma mia, critico quando non serve. Spada manufatto, è una spada di Jeremy. 0,6 danni fisici. Io la passerei al tank. Esatto, sì. No, perché lo... Ah, dobbiamo passarcela. Ok. Equipaggio. E questo tanto. E a sto punto lo faccio attacco con la bottiglia. Sì. Però gli dava più 6%. No. L'equipaggio dici? Alla Ranger se ne va come scorta. La passo al Ranger, prendi, ok. Ah, la seconda linea fornisce il più 5% di illusione, ok. Hai comprato qualcosa? No, mi ha sequestrato la borsa di soldi. Che ah, che abbiamo rubato dalla locanda, ok. Poi, adesso che abbiamo vinto un combattimento, si sta riempiendo la barrettina blu in parte dei nostri personaggi. E quella è l'esperienza e passeremo di livello. Sì. Allora, io intanto vado magari... Dobbiamo andare a sud? Sì, alla nave. Mi metto qua. Se poi qualcuno mi dà una mano. Io ho guadagnato esperienza 1. Ad esempio, se il ranger io non lo muovessi, guadagnerei dei punti. Magari no. Fammi vedere... Ok, mi muovo fino... Qui. Passo. Già l'erba. No, c'è un'imboscata. E vedi che adesso a sinistra ci sono solo tre personaggi. Perché sì. Uno è lontano. Oh, abbiamo un evento, ok. Non abbiamo tutti i personaggi.
Ma siamo comunque in 3 contro 2. Sì, no, dovremmo farcela. Ok. Devo assolutamente far curare il range. Quindi faccio usare questa. E posso attaccare. Quindi io attacco lui. Vedete qua sotto hanno tutte le resistenze. Da fulmine, da acqua. Attacca Strega tu, che è resistente alla magia. È resistente alla magia? Sì, allo scudo viola. Ah sì, quindi lo attacco con l'arco. Vabbè. E io invece attacco il goblin. Attacchi il goblin, che lui è resistente al fisico, ma non alla, non alla magia. Fa poca roba. No! Anche lui. Allora. Dai, bel critico. No? Ah, hai usato un punto. Beh, dai, poniamo fine a... No, che sfortuna! È la fine della strega. E il goblin, anche lui, ha le ore contate, quindi... Speriamo di fare un bel loot da questa imboscata che ci hanno teso, che... Sarebbe andato molto peggio se fosse successo che magari avevo un personaggio isolato e fine lì. Più due velocità io lo passerei a lui, alla ranger, che lo equipaggia subito. Guanti del tagliaborse, illusione, probabilità. Io lo indosso. Sì. Perché alla fine sono comunque tutti utili per questa classe qui. Se vuoi si può anche far vedere come ci si passa gli item. Si potrebbe, dai. Tra uno e l'altro devi farlo da te perché non so se vedi i miei. Cioè io adesso vado su inventario. Inventario. O clicchi su uno e ti fa vedere a chi puoi passarlo. Pietra della tutela usa, no? Bottiglia rotta. Consegna A, consegna A. Gli altri sono troppo lontani, quindi posso controllare, posso passarlo a Indy Fabbro, a Iboe Erbo l'erborista, ma l'altro che era il mago è troppo lontano. Ok, adesso giusto che... Ecco, poi già che sei in, credo ancora nel tuo inventario, in alto ci sono tutte le stat. Sì, la forza. E queste sono usate per risolvere i puzzle ambientali, danno la percentuale del tiro dello sfondo porta per l'inganno. Ancora più gioco di ruolo da tavolo. Esatto. Passo il turno giusto per far vedere che, perché poi comunque è un gioco che invidio non rende, secondo me è un gioco che comunque volevamo presentarvi così per farvi vedere quelle che sono le basi e quella che è l'esperienza di cooperazione, che secondo me è piuttosto indovinata, perché comunque è molto meglio di un sacco di altri co-op che ho provato. La pioggia influenza i tiri in movimento, quindi c'è una faccia in più nel dado che può uscire, o sì o no c'è anche la pioggia, e quindi abbiamo i movimenti limitati per i prossimi turni. Io adesso vado qui. Mi sono messo al riparo? Non lo so. Anche tu hai pioggia adesso. Sì, però sei tu.
Ah, sono io, ok. È un po' difficile da... Non lo so, vado qua. Abbiamo un'altra città, ok. Che sempre, ok. Ecco, una cosa della partita che ho provato in single player, il tempo che scorre, la clessidia che si avvicina non deve far paura, perché vieni portato a andare avanti nella prossima zona, perché altrimenti succede l'evento caos, aiuto, ma andare in una zona sottolivellati è la morte, è sicura. Sì, sì, ma non è un gioco che concede molto. Qua c'è, quindi è meglio subire un'ondata, ma fare un livello in più prima di andare avanti. Ah, aspetta, aspetta, prima di chiudere, vai a prendere quel forziere lì a destra, a sinistra. Il forziere a sinistra, dimmi dove. Dove c'è Pran, subito a sinistra. Ecco. Non c'è arrivo. No, ci organizziamo per andarci. Non da lì, però. Non ci si passa da lì. Dici? Boh. Ci si passa, no? Oh, proprio il prossimo tiro, tanto ho finito. Sì, 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 dai. Così in conclusione facciamo vedere anche un utilizzo delle prove d'abilità. Magari ci riesci con lui. No, forse da lì riesci. No, mi fa passare da sopra comunque. Sì, sì, vai, vai. Poi arrivo anch'io. Mi sposto anch'io, che se per caso parte un combattimento... mi faccio trovare pronto, così intanto facciamo passare anche le ore del giorno. Perché poi... la concentrazione tra l'altro si può usare anche per fare passi extra in... di cosa? In mappa. La concentrazione, i pallini gialli. Ah, sì, ok, sì, 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 sì. No, poi niente, vai, passo il turno, vai. Poi noi, una volta sbloccata questa missione qui, subentrata un'altra variabile, che sono le guardie. Quindi al posto della clessidra arrivano le guardie, e quindi se ci sono guardie vicine ti attaccano tutte, quindi bisogna muoversi con una buona strategia. Io non lo vedo più, forse. No, infatti non c'è più, mannaggia. Vabbè, magari si è nascosto. Non può essere, vabbè, boh. Era qua, ma... sì, ma non c'è più. Niente, praticamente quello lì è un tiro che tu facevi con una delle abilità che hai, delle caratteristiche che hai. Esatto. A questo punto attacchiamo l'ultima, il germoglio lì in alto. Attaccalo. Imboscata. Fallimento. Facciamo l'ultimo combattimento. Sempre in tre. Sì, ma dura 30 secondi sto qua. C'è anche interruzione che non ho mai usato, ma provocazione per invogliarlo a obbligare gli altri ad attaccare me, mi sa, perché c'è il mirino come riuscita, quindi praticamente divento un bersaglio e devono attaccare me per forza. Vedete le caselle? Le caselle blu sono quelle con la pioggia, con tutti i malus dovuti alla pioggia, o i bonus, insomma. Va bene, battuto anche questo. Condivido con tutti gli altri le monete, non ci sono altri oggetti, quindi abbiamo battuto l'ennesimo nemico e si va avanti, si guadagna altra esperienza, che sale pian piano. Siamo a livello 0 adesso, si parte da 0. E niente, poi questo a grandi linee è quello che è il gioco. Non so se c'è altro da dire. No, direi che dopo c'è da giocare, ma le cose da far vedere com'è. Parere mio, se vale 25 euro, secondo me sì, nel senso che mi ha sorpreso, perché comunque l'ho trovato molto meno, cioè molto più vario, molto più strategico del primo, e in cooperativa rende veramente tanto. Sembra di giocare un gioco da tavolo non banale, non è il gioco dell'oca, insomma, ma è fatto veramente bene, quindi per me è approvato. Ma attendo di sapere i vostri commenti, i vostri pareri nei commenti qua sotto. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao. Ciao a tutti.